Poi mi fa piacere vedere qui in mezzo a voi Don Riccardo, che è stato uno dei sacerdoti anche molto impegnato. Ricordo sempre anche l'accompagnamento che lui ha fatto di Mosè. Bene, sono contento. Allora, in realtà non è che vado a fare i gruppi di mutuo aiuto in Ucraina, magari l'umanizzazione degli ospedali, la relazione di aiuto e altri temi un po' più, però certamente il lutto ha un aspetto particolare. E allora, approfittando un po' della mia venuta qui in zona, Virginia, che ha animato diversi di questi gruppi, mi ha invitato a offrire qualche riflessione utile per voi, per sanare un po' le ferite che hanno toccato la vostra vita. Per cui offrirò in questa occasione delle riflessioni su questo strumento, perché ci sono diversi elementi che potrebbero aiutare a cicatrizzare il cuore ferito. Uno è certamente l'aiuto che diamo a noi stessi dinanzi alle perdite, ai dolori che hanno segnato la nostra vita, il nostro modo di aiutarci, chiamano self-help, quindi anche l'autostima, il coraggio di uscire, stringere i denti dinanzi al vuoto e all'avversità. Poi molte persone trovano aiuto, conforto nel dolore attraverso le risorse religiose e spirituali, frequentare una chiesa, talvolta i gruppi di preghiera, il supporto della comunità attorno a noi. Per molte persone questo percorso è importante. Un terzo aspetto di aiuto sono i vicini di casa, le persone che ci vogliono bene, talvolta la sensibilità di qualcuno che ci visita, che ci accompagna, che ci ascolta, può essere il conforto. Però talvolta il dolore è così profondo che molte persone hanno necessità anche di un intervento più professionale. Quindi magari poter parlare con uno psicologo, un counselor, un terapeuta, potrebbe aiutarci ad affrontare i momenti difficili. Talvolta questo non basta, perché le persone hanno difficoltà a riposarsi, a dormire, e allora occorre l'intervento, potremmo dire, farmacologico. Quindi la presenza di qualcuno, medico, che ci somministri o ci aiuti attraverso tranquillanti, sonniferi, ad affrontare le lunghe notti. Quindi potremmo dire il sussidio dei farmaci. E poi un altro elemento che per molti è di aiuto è quello di cui parleremo oggi, i gruppi di mutuo aiuto. Diciamo che questi gruppi sono iniziati tanto tempo fa, e il primo modello inizia negli anni 60 negli Stati Uniti, è il cosiddetto gruppo di supporto per alcolisti anonimi, cioè le persone che avevano la dipendenza dall'alcol, hanno visto che era difficile aiutarli professionalmente, mentre il poter riunire le persone che avevano dipendenza dall'alcol insieme, parlare, condividere della loro storia e poi impegnarsi mutuamente ad affrontare i rischi della dipendenza, è stato quell'aiuto che per molte persone li ha aiutati a superare la difficoltà della dipendenza. Per cui da lì poi sono nati altri gruppi di mutuo aiuto per altre necessità, tra cui i gruppi di mutuo aiuto per le persone che hanno sofferto perdite, dolori, distacchi dolorosi da persone care. Allora di questo modello parleremo oggi. Allora, cos'è il mutuo aiuto? Diciamo così, una definizione, così come ci viene data dall'Organizzazione Mondiale della Salute, OMS, Organizzazione Mondiale della Salute, nel 1977 ha definito così questo strumento comunitario. Tutte le misure adottate da non professionisti, quindi non sono psichiatri, psicologi, sono persone che hanno vissuto ferite, per promuovere o recuperare la salute di una determinata comunità. Quindi è un sussidio organizzato dalle persone stesse, ferite, per cercare di recuperare la salute psichica, mentale, spirituale.
Quindi il mutuo aiuto è una risorsa comunitaria. Facciamo alleanza con altre persone ferite per aiutarci a superare le difficoltà. Quindi il gruppo promuove innanzitutto la condivisione dei vissuti. La maggior parte di voi frequenta questi gruppi, allora trovare un luogo dove si può parlare del dolore, dove è permesso piangere, sfogarsi, e ci sono altre persone che ti capiscono, che ti accolgono, perché loro stesse hanno vissuto un'esperienza di distacco e di dolore. E poi il gruppo è finalizzato al cambiamento delle persone, cioè che venendo lì uno si senta meglio, si senta sollevato un po' dalla tristezza o dalla solitudine o dai sensi di colpa che esprime partecipandoli ad altri, e che poi parlandone abbia idee o il coraggio per ritornare a casa e vivere la vita un po' diversamente, ispirato dai messaggi ricevuti o dalla condivisione sperimentata. Quindi il beneficio è che la persona un po' alla volta cambi il modo di guardare le cose. Allora, un'altra definizione dei gruppi di mutuo aiuto sono reti di supporto composte da persone che condividono un comune problema. Queste persone si incontrano per interagire, ricevere e dare mutuo supporto e apprendere strategie costruttive per gestire le vulnerabilità fisiche, psicologiche o spirituali rappresentate da un determinato vissuto. Per voi è il lutto, per altri potrebbe essere la tossicodipendenza, per altri la depressione, così le persone che vivono questi aspetti si incontrano. Aspetti importanti di questi gruppi includono gli obiettivi del gruppo, cioè qual è la finalità, perché le persone si incontrano. Secondo luogo, i partecipanti, che tipo di persone frequentano il gruppo. Terzo luogo, l'identità e il ruolo del facilitatore, quindi la persona che accoglie queste persone e che facilita il processo. E poi, in che modo questo gruppo evolve nel tempo, quindi l'evoluzione del gruppo. Per tutti coloro che frequentano i gruppi, la sfida è un po' la volta di trasformarsi in guaritori feriti. Si entra nel gruppo feriti dalle realtà della vita. C'è chi è ferito perché è vedovo, è rimasto vedovo in una determinata fase della propria esistenza. C'è chi è un genitore che ha perso un figlio per malattia, un incidente stradale, un suicidio, c'è chi può aver perso un fratello, una sorella. Si entra come feriti, però un po' alla volta l'obiettivo sarebbe che queste persone guariscano, cicatrizzino queste ferite e poi diventino aiutanti di altri. Altre persone che iniziano il cammino, magari c'è nella stessa comunità un'altra persona che ha perso un figlio. Voi l'avete perso un anno fa, due anni fa, c'è chi inizia il cammino e voi potreste essere di conforto a chi si trova a iniziare questo percorso doloroso. Quindi in questo senso diventate guaritori. La ferita c'è sempre, ma un po' alla volta si è andata rimarginando e questo vi ha permesso di diventare guaritori, perché c'è chi resta solo ferito. Che dopo 20, 30, 40 anni la persona è sempre addolorata, vede sempre le cose tutte oscure, ha rinunciato a vivere, si è chiusa nel dolore. Quindi questa persona non si è mai guarita, è sempre rimasta ferita. Quello talvolta non aiuta a vivere, si perdono energie, si vive nel passato, uno non si apre al futuro, resta sempre una persona ferita. Quindi dal dolore è scaturito solo pus, solo tristezza, solo depressione. Sarebbe importante che un po' alla volta dal dolore, da un lutto, scaturisca anche vita, che la persona guardandosi indietro
veda alcuni elementi che sono scaturiti dal dolore, magari una maggiore saggezza, una crescente sensibilità ad altri, una maggiore spiritualità, una crescente sensibilità alle cose autentiche della vita e meno attenzione alle cose effimere. Allora questo ci aiuta a diventare guaritori feriti. Allora, parliamo degli scopi di questi gruppi, visto che qui in Puglia, diciamo così, sono cresciuti notevolmente in poco tempo, diciamo grazie all'opera di Cinetta, Padre Angelo, ad alcuni di voi che hanno partecipato, perché occorre anche la disponibilità a uscire dalla propria casa, perché per molte persone questo è il passaggio più difficile, uscire. Uno ha paura di piangere, uno ha paura che altri conoscano i suoi pensieri, stati d'animo, e allora pensa, è bene che i panni si puliscano in casa, poi non si puliscono né in casa né fuori. E allora il dolore si prolunga, quindi diventa cronico. Parliamo della cronicizzazione del lutto, per cui molte persone, come era più frequente in passato, magari si vestano di nero dal giorno della morte del coniuge o del figlio fino alla propria morte. Quindi il dolore deve annunciare per sempre quanto sei rimasta ferita dalla vita, e uno rimane magari chiuso nel proprio dolore, la chiamiamo proprio la cronicizzazione del lutto. Potremmo dire uno vive all'ombra del passato, non è più ritornato a vivere il presente, non gli interessa il futuro, perché è rimasto ferito. Però le ferite dobbiamo cercare di cicatrizzarle. Se producono solo pus, o inquinano l'organismo, o creano febbre, la ferita rimane solo dolore. Bisogna andare oltre al dolore. Per cui anche i cactus, vedete che all'ombra di tutte le spine, producono un bellissimo fiore. Allora qui è la speranza che dal dolore scaturisca qualche forma di speranza. Siamo stati profondamente cambiati da una perdita, però che questo cambiamento non sia solo dolore, che sia cresciuta umanità, maggiore apertura verso altre persone ferite. Allora, nel gruppo il primo scopo è di creare un luogo dove le persone possono partecipare ai propri sentimenti, perché magari in casa ti dicono non piangere più, non pensare più al passato, metti una pietra sul passato. Allora le persone reprimono il dolore che poi scaturisce in malattie psicosomatiche. Quindi la persona adesso non riesce a mangiare, non riesce a dormire, incomincia a sviluppare coliti, magari è il dolore che si annida nel corpo e la persona è incapace di crescere. Allora, nel gruppo si offre l'occasione per cui le persone possono piangere, protestare, lamentarsi, manifestare la loro collera. Quindi il gruppo diventa un luogo per l'accoglienza dei diversi stati d'animo che le persone vivono. Risentimento, sconforto, rabbia, perché anche lui si sente arrabbiato, anche lui prova colpa, anche lui si sente triste. Quindi è un luogo di accoglienza dei sentimenti, che è la parte, potremmo dire, più fragile nella sofferenza. Vengono a galla gli stati d'animo delle persone. In secondo luogo, il gruppo è un luogo per il supporto sociale. Non siamo solo noi le persone ferite, ci sono altri provati dalla sofferenza, dalle perdite, per cui uno può assolutizzare il dolore e dire nessuno ha sofferto quanto me, io ho avuto il dolore più terribile, a me è successa la cosa più ingiusta. C'è sempre il rischio che uno assolutizzi la propria esperienza, mentre quando si esce nel gruppo, si partecipa e uno ascolta che anche quell'altra persona ha avuto un figlio che è morto in incidente stradale, quell'altra persona ascolta
un altro membro del gruppo la cui figlia si è tolta la vita. Allora non siamo soli, talvolta c'è chi ha avuto due o tre dolori, e allora questo aprirci agli altri, questo è il supporto sociale, ci permette di ascoltare altre storie, altre sofferenze, altre perdite, per cui nasce una forma di solidarietà nella sofferenza. Questo si vede poi anche lì dove ci sono, non so, delle catastrofi, dove è successa una valanga che ha trascinato via un intero paese, dove c'è stato un terremoto, ad esempio all'Aquila, dove c'è stato uno tsunami. Tante famiglie avvolte nel dolore, hanno perso i propri cari. C'è una forma importante di solidarietà nella sofferenza. E allora il gruppo ci aiuta a aprire gli occhi, ad ascoltare altre storie, e torniamo a casa magari con una prospettiva diversa. Aver visto altri che navigano nelle stesse acque del dolore ci dà, è una forma di terapia. Terzo obiettivo dei gruppi è l'informazione e l'educazione. Cioè adesso il dolore e la partecipazione a questi gruppi diventa una forma di scuola, un'università della vita. Per cui adesso impariamo che quell'altra signora, quando vive momenti di solitudine, fa questo. Quell'altro signore, quando si sente solo, ha imparato a fare questo. Allora ci offrono idee su cosa fare quando siamo soli, quando ci sentiamo in colpa, quando siamo arrabbiati, quando la comunicazione in famiglia è difficile. Altri fanno queste cose qui. Quindi allarga il nostro sapere, ci dà strumenti utili per non continuare a ripeterci, magari a isolarci. Allora, nel gruppo c'è una forma di saggezza che allarga i nostri orizzonti. È molto importante questo. Si apprende dalla riflessione, per cui nei gruppi in cui io sono stato impegnato inizialmente il lunedì, quando ero a Milwaukee, nello stato del Wisconsin, negli Stati Uniti, durante il giorno facevo il cappellano in ospedale, privilegiavo alcuni reparti, rianimazione, oncologia, infartuati, eccetera, però davo un posto particolare ai morenti, alle persone che vivevano il cosiddetto cordoglio anticipatorio. Poi la sera avevo visto che invece di fare, diciamo, il ministero individuale, stanza per stanza, che c'era una dimensione dell'apostolato che era più efficace, raccogliere le persone provate da determinate esperienze. Quindi, un po' sull'onda di una paziente ebrea che aveva vissuto in ospedale un'esperienza positiva, che mi diceva: padre, vorrei continuare, io sono sola, non ho nessuno, non potremmo continuare fuori. E allora ho detto: senta signora, se lei riesce a trovare un luogo, una chiesa, non importa se sia cattolica, protestante, ebrea, io poi mi impegnerò a portare avanti il gruppo. E lei dopo poco mi ha telefonato per dirmi che questo pastore luterano, la cui chiesa era in prossimità dell'ospedale, aveva offerto due sale della sua parrocchia per questi incontri. Allora abbiamo iniziato i gruppi di incontro per malati di cancro. Ci incontravamo una volta alla settimana. Ero affiancato da un'infermiera professionale, molto capace, molto umana, molto sensibile, e abbiamo iniziato a fare dei gruppi di supporto per malati di tumore, vari tipi di tumore, che poi si sono estesi ad altri ambiti della città. Poi alcune di queste persone morivano, e allora c'è stato bisogno di fare un incontro che abbiamo fatto con i vedovi e le vedove. Il martedì sera avevamo un incontro ogni settimana, anche qui persone magari che avevamo conosciuto. Poi il mercoledì abbiamo iniziato a fare degli incontri per i genitori che avevano perso un bambino, per alcune di loro nella gravidanza, per altre nelle prime settimane della vita, quindi la perdita di un figlio in tenera età. Poi il giovedì abbiamo iniziato a fare un gruppo di supporto per i familiari dei suicidati. Anche qui avevo due o tre persone che avevano vissuto questo grande dolore, si sentivano sole, talvolta
un senso di essere stigmatizzate nella società o nella comunità. Per cui in una banca, perché ho visto che era particolarmente delicato, negli Stati Uniti le banche offrono degli spazi per questi incontri, abbiamo iniziato a farmi settimanalmente un incontro di supporto per familiari di persone che avevano perso il proprio padre di suicidio. In questi gruppi abbiamo risparmiato, potremmo dire, un sacco di soldi alle amministrazioni delle ospedali, perché diventava il luogo terapeutico. Era più importante andare a questo gruppo che non andare da uno psicologo o da uno psichiatra che ti dava una medicina. Mentre qui la medicina era l'incontro con altre persone ferite. Poi non vi dico che in alcuni di questi gruppi, in particolare il gruppo del martedì, formato da vedovi e vedove, la maggior parte avevano anche dai 60-70 anni, che dopo 2 o 3 anni mi sono ritrovato con diversi matrimoni. Non era lo scopo del gruppo, non era un'agenzia matrimoniale. Però le persone inizialmente venivano per parlare, conoscersi, poi dicevano: io sono solo, c'è qualcuno che vuole uscire per una pizza, poi uscivano per la pizza, poi il fine settimana andavano a un pellegrinaggio, poi si scambiavano i numeri di telefono, poi andavano a fare una gita da soli, poi questo tardi, questo luterano, si sposava con questo cattolico, quell'altro, quell'altro. Però non era lo scopo del gruppo, però da questo talvolta sono nate altre forme di aiuto. Il quarto scopo del gruppo, non so se la mia presenza magari oscura l'immagine, allora, lo sviluppo di abilità nel risolvere i problemi che talvolta un lutto può comportare per le persone. Quindi imparare a vivere, a costruire la propria autostima, ad affrontare le sfide della cura della casa, i problemi pratici causati dalla morte di una persona molto significativa nella propria vita. Allora, questi sono gli scopi di questo gruppo. Un po' ci aiuta con il cuore, con i sentimenti, gli stati d'animo, un po' ci aiuta socialmente, siamo meno soli. Talvolta in questi gruppi nascono delle amicizie che durano per la vita, perché questa persona ci capisce, con questa persona possiamo uscire, scambiare, perché ha vissuto un'esperienza simile alla mia. In questi gruppi si imparano lezioni preziose sulla vita, sulla speranza, sul soffrire e anche sullo sperare umano. In questi gruppi le persone sviluppano abilità per poter reimmergersi nella vita. Allora, sono benefici molto importanti. Quindi potremmo dire, lo stile di questi gruppi è la comunicazione circolare. Non ci si siede come siete voi adesso, Mari, in un contesto più accademico, le sedie in circolo, per cui siamo tutti uguali, siamo tutte persone ferite e siamo tutti potenzialmente guaritori, siamo tutti aiutati e poi diveniamo tutti aiutanti, per cui c'è una dinamica molto importante. La comunicazione non è verticale, uno psicologo che ti aiuta e tu l'aiutato, no, no, qui ognuno condivide a questo livello. Poi c'è il protagonismo dei partecipanti. Ognuno ha la possibilità di cercare di riscattare la propria vita da questo abisso in cui talvolta ci sembra di essere precipitati. Quindi ognuno impara ad aiutarsi e nel gruppo la metodologia è aiutiamoci ad aiutarci. Per cui mutuo aiuto. Mutuo aiuto reciproco, ecco perché veniamo insieme. L'autoaiuto può essere fatto anche da solo. Il mutuo aiuto richiede la presenza, lo scambio, la condivisione, l'autorivelazione, il confronto. In questi gruppi la centralità non è della teoria, ma della propria esperienza. Come mi sono sentito io questo fine settimana? Cosa ho fatto per superare questo momento di sconforto, di abbattimento? In alcuni gruppi, ad esempio anche mio fratello che vive in Trentino, anima dei gruppi, lui ne ha 2 il martedì e altri 2 il mercoledì, per cui fa un'ora di macchina, c'è il gruppo degli alcolisti, dei divorziati, il gruppo delle persone che hanno vissuto la perdita di un proprio caro, il suicidio, e un gruppo misto di varie perdite.
Allora lì nel suo gruppo o nei suoi gruppi c'è anche l'abitudine di fare una specie di diario, soprattutto una persona magari preparata intellettualmente, però incontro fa una specie di sintesi, quello che è accaduto, non fa nomi e cognomi per non interferire con la privacy, però la volta successiva, all'inizio del gruppo, la persona legge cosa si è trattato la volta precedente. Nell'ultimo incontro è venuto fuori il tema della colpa, diverse persone nel gruppo si sono sentite in colpa, per alcune la colpa era legata al modo in cui la morte è avvenuta, per altri la colpa era legata al rapporto avuto con la persona, per altre persone eccetera. Poi il modo di gestire la colpa, alcuni hanno trovato aiuto e fa una specie di elenco, per cui si dà lettura all'inizio dell'incontro e serve per quelli nuovi che non c'erano la volta precedente a capire cosa si fa nel gruppo. Per quelli presenti richiama alcune di queste cose, è una specie di calendario dell'esperienza di gruppo. Poi c'è la parità di rapporti e di potere, tutti nel gruppo hanno voce, non è che comandi qualcuno, tutti hanno la possibilità di fare una differenza perché è la ricchezza dell'esperienza che dà autorità al proprio vissuto. Poi c'è anche la gratuità e la libertà di partecipazione, non c'è l'obbligo, le persone sono incoraggiate, in tutti i gruppi c'è una specie di zoccolo duro di persone fedeli alla partecipazione e poi c'è chi va e c'è chi viene. Magari c'è chi viene solo per un incontro, due incontri, hanno capito alcune cose che per loro sono sufficienti e altri invece hanno bisogno di questa iniezione di speranza che viene offerta in alcuni gruppi una volta alla settimana, per altri ogni due settimane, eccetera. Però la libertà è di partecipazione come una chiesa, c'è chi entra e c'è chi esce, però rimane o permane una presenza stabile di alcune persone. Poi ci sono legami di reciprocità che si instaurano e un forte senso di appartenenza. Per alcune persone, magari i vecchi amici non sono così importanti, ma le persone con cui si andava a scambiare quattro chiacchiere, si giocava a carte, perché adesso uno si sente come una specie di ruota di scorta, non è più adesso senza il proprio coniuge, ritornare a queste persone, invece uno adesso crea un nuovo senso di appartenenza con queste persone vedove o con questi genitori che hanno perso una figlia o un figlio, perché con queste persone adesso abbiamo una forma di sincerità, di appartenenza di cui abbiamo bisogno per elaborare il dolore, si chiama elaborazione perché richiede lavoro, non è che venga naturalmente. Bisogna sforzarsi, stringere i denti, allora un po' alla volta si può crescere e superare. Quindi nel gruppo poi il sostegno non si limita alla fase interna dell'incontro, ma un po' alla volta le persone si scambiano il numero di telefono, magari soprattutto con quelle con cui avvertiamo una certa sintonia. La sua storia è simile alla mia, in questa persona vorrei parlare un po' di più. Avviene cioè un sostegno fuori dal gruppo, per telefono, per qualche incontro, le persone vanno insieme a fare la spesa, allora nasce una forma di solidarietà esterna che è molto importante. Ora, per quanto riguarda l'identità del facilitatore di questi gruppi, negli Stati Uniti, che è stata un po' la culla di questi gruppi, iniziando con gli alcolisti anonimi, poi via via il gruppo per depressi, per gli infartuati, per i malati di AIDS, per i disabili, per le persone con determinate forme di patologie, cioè la metodologia è la stessa, di solito questi gruppi nascono per iniziazione, diciamo così, delle persone ferite. Per cui sono persone che hanno vissuto, chi è in dialisi crea un gruppo di persone per persone in dialisi, chi è tossicodipendente forma un gruppo per altre persone che si sentono dipendenti dalla droga, chi è alcolizzato. Allora i gruppi, diciamo così, nascono per iniziativa
delle persone ferite. In Italia o nei paesi, o negli altri paesi, di solito i gruppi sono iniziati da professionisti. Può essere un counselor, uno psicologo, un assistente sociale, uno psicoterapeuta, un medico, un sacerdote, un educatore. Persone sensibili a questo problema. Cioè nella propria parrocchia, speriamo, un avvertito che ha fatto diversi funerali dove ci sono tante persone ferite. Ognuno ha il suo dolore, ognuno la sua storia, però ognuno lo vive in modo isolato. Allora, supponiamo, Don Riccardo decide: perché non raccogliamo queste persone? Perché non creiamo un posto e un luogo dove possano partecipare, guardarsi in faccia, dare voce, espressione al dolore e guarirlo insieme? È come entrare nel vagone di un treno e fare questo viaggio, che è anche un viaggio verso il futuro, verso la speranza. Per cui di solito sono professionisti che hanno sensibilità al tema del lutto, talvolta lo hanno vissuto sulla propria pelle, e diventano i mediatori o i facilitatori, perché queste condizioni, queste iniziative si possano creare. Poi talvolta dopo qualche anno il professionista incomincia a sfilacciarsi dal gruppo e dire: non posso venire la prossima volta, ho degli impegni. Si identifica una o due persone nel gruppo che sembrano mature abbastanza, aver integrato sufficientemente le loro ferite per diventare loro gli animatori. Così io ho fatto in tutti i miei gruppi. Un po' alla volta ho detto con la persona: ho apprezzato i tuoi interventi, oggi hai fatto due interventi proprio molto efficaci. Hai saputo venire, fare una domanda che poi ha cambiato il corso del gruppo e poi hai detto qualcosa in quel momento lì che è stato molto appropriato. Io penso che la tua presenza nel gruppo è molto preziosa. Perché non usciamo per una pizza la prossima volta? Tu mettiti dalla parte opposta del gruppo, della mia, poi cerchi di prendere una parte più attiva e poi usciamo a parlarne insieme. Pago una pizza, due pizze, tre pizze, poi io dico alla persona: la prossima volta non posso venire, ho un impegno. Casomai poi ci sentiamo. Quindi la persona, poi il gruppo ci si è comandato, no, abbastanza bene, eccetera. Dopo un po' comincio a dileguarmi, perché la persona adesso ho visto che è capace, è in grado, poi sparisco, perché il gruppo appartiene al gruppo, non a me. E allora in tutti i gruppi, diciamo così, ho identificato persone ferite, nel gruppo dei familiari suicidati, nel gruppo dei genitori che hanno perso un figlio, che l'ho visto abbastanza capace, mature, per diventare loro i coordinatori, perché hanno la credibilità, hanno la storia di dolore che ha segnato la loro vita, però si sono trasformati in guaritori feriti. Allora, la saggezza sarebbe poi che nei gruppi stessi persone segnate da un dolore diventino, per così dire, i guaritori di altri, i facilitatori. Le qualità auspicabili dei facilitatori: innanzitutto la motivazione. Nella vita non si fa niente se non si è motivati. Poi il dolore può diventare una miniera. Adesso qui c'è Ginetta e certamente lei è un esempio di questa miniera. Dal suo dolore personale di aver perso un figlio, non si è chiusa nella sua casa maledicendo la vita, il destino che ha procurato la ferita, ma ha trasformato il dolore in amore, è diventata, diciamo così, un apostolo per guarire altre persone. Avete iniziato nei gruppi, e qui la Puglia è proprio il simbolo: due persone, Don Angelo che ha perso il fratello, lei che ha perso il figlio, si sono alleati e hanno creato tante comunità ferite che diventano luoghi per sanare il dolore. Quindi il dolore si è trasformato in una missione, però la motivazione nasce da dentro. Non chiudersi nel dolore, trasformare il dolore in compassione, in amore, in sensibilità verso altri. E poi si sono votate, date a questo, anche Marcella che ci accompagna nei viaggi, anche lei ha vissuto un'esperienza di suicidio in famiglia, per cui non si è chiusa, ha trasformato in un impegno. Quindi dal dolore deve scaturire speranza. Il dolore non deve restare solo dolore, non possiamo rimanere prigionieri del passato. Quindi che un dolore diventi una palla al piede che ci impedisce di guardare avanti,
che guardiamo sempre indietro, no? Questo è solo tu, allora dobbiamo cercare di far sì come da questo dolore non chiederci solo perché proprio a me, che è la domanda che si fanno tutti, ma ora che è accaduto, che cosa posso fare con questo dolore? Ricordiamoci che nel dolore c'è una grande potenzialità di amore, però dipende da noi se siamo disposti a impegnarci a trasformarlo in qualcosa di diverso, che non rimanga solo tragedia, assurdità. Per colui che diventa il facilitatore in questi gruppi è importante lo spirito di accoglienza e di ascolto. Talvolta, mentre entrano, vengono incerti alla porta, guardano dentro, ma le persone sono tentate di scappare, allora chi li sa accogliere, chi è sensibile, che questo è un momento di grande fragilità. E poi nel gruppo dare spazio alle persone perché parlino. È chiaro che alcune persone sono più abituate a parlare. E allora il facilitatore dice, lei Vincenza, penso abbia già avuto modo di esprimersi abbastanza, vorrei sentire magari da Elisa e da Franca, che vedo che osservano, come reagite a quello che avete sentito, qual è la vostra esperienza. Quindi il facilitatore dà la parola anche ad altri che magari sono troppo timidi o troppo timorosi di verbalizzare la loro esperienza, perché parlando guadagnano coraggio, parlando integrano un po' alla volta questo dolore. Poi è importante che colui che facilita ha un'adeguata conoscenza di sé, capisce, ad esempio, io accompagno corsi per sacerdoti a Roma, per suore, questo istituto frequentato anche da Don Riccardo. Talvolta magari il sacerdote va ad accompagnare un paziente in ospedale, questo paziente è incavolato con Dio, con la vita, con i medici, chiamerà l'avvocato. Ma il sacerdote di corsi dice, stia calma signora, non si arrabbi, non dica così, no, no. E cerca di contenere la rabbia, magari molte persone contengono come una pentola e poi scoppiano. Invece dobbiamo cercare di vedere, o glielo dico al sacerdote, quando sei arrabbiato cosa fai? Dove va a finire la tua rabbia? La reprimi, poi hai un'ulcera, non riesci a dormire, non riesci a mangiare, o hai trovato degli sbocchi? Magari la esprimi, o la confronti qualcuno che ti ha fatto arrabbiare, o lo dici a Dio nella preghiera. Cioè cerco di esplorare se ha fatto un lavoro su di sé. È molto importante per aiutare gli altri capirsi cosa facciamo noi in queste situazioni. Quindi se il tempo è un oppressore, cosa facciamo quando ci opprime? Usciamo, chiamiamo qualcuno, come spezziamo questa oppressione? Il facilitatore, anche se è un ferito, un po' alla volta deve capire meglio cosa fa dentro di sé per poter aiutare gli altri. Poi il facilitatore deve capire un po' cosa avviene nel gruppo. Ho qui un paio di librettini proprio sul gruppo luogo di crescita. Perché il gruppo è l'ambiente che ci raccoglie insieme. Avvengono diverse dinamiche nel gruppo. C'è chi parla troppo, c'è chi è troppo silenzioso, c'è chi ama il protagonismo, c'è chi cambia l'argomento ogni volta che si toccano tasti delicati, c'è chi dà troppi consigli. Allora è importante capire quali sono le dinamiche del gruppo, come intervenire, come correggere, come arginare, come focalizzare, come presentarsi in modi nuovi per non essere ripetitivi. Allora lì ci sono 4 o 5 pagine per introdursi in modi diversi. Magari nessuno ce l'ha mai fatto. Usa un frutto per presentarsi, usa un animale per dire chi sei o che ti attrae, usa un evento della tua vita che parla di te. Allora questo modo ci aiuta a capirci, rende il gruppo un'esperienza più interessante. Allora colui che li guida è importante capire qualcosa del gruppo. Inoltre è importante che la persona capisca anche le tematiche del lutto, quindi come ha vissuto il lutto, come si affrontano i momenti delicati, quali sono aiuti concreti. Allora, e poi deve essere capace di favorire il dialogo tra le persone che sono lì, in modo di dare voci ai timidi e di arginare un po' quelli che potrebbero talvolta parlare un po' troppo.
Poi è chiaro che la persona che è nel gruppo talvolta si scoraggia perché all'incontro è venuto solo due o tre persone. Soprattutto all'inizio c'è un po' di disagio, di timore di esporsi. Molti non vengono al gruppo perché hanno paura magari di piangere o cosa si dirà di loro. E allora il leader o il facilitatore vede che sono venute solo poche persone. Soprattutto nelle fasi iniziali è importante non scoraggiarsi, avvilirsi, essere tenaci, perché è un'opera buona. Un po' alla volta magari attraverso il passaparola si diffonde la voce, quell'altra persona conosce un'altra vedova, forse la prossima volta chiederà di venire. Perché è importante che anche il dolore abbia un luogo in cui sia annunciato e questo dolore sia in qualche modo diminuito grazie alla condivisione, all'apertura, eccetera. Ora, l'identità di questi gruppi. Allora ci sono i cosiddetti gruppi omogenei, sono persone, sono formati da persone che condividono una comune esperienza. Ad esempio, all'inizio avevo dei gruppi per coppie che avevano perso il loro coniuge, cioè che avevano i figli dipendenti, oppure malati di cancro, per cui coloro che erano in chemioterapia, radioterapia, ci ritrovavamo una volta alla settimana. Oppure potevano essere famiglie di tossicodipendenti. Quando sono tornato a Roma ho partecipato per un tratto a queste famiglie, quindi non erano i tossicodipendenti, i loro familiari, che talvolta erano esasperati, non sapevano più che pesce pigliare, come affrontare queste situazioni. Lo mandiamo via, lo teniamo, perché ci ha procurato così tanti guai. Oppure sono andato in Colombia molti anni fa e all'inizio c'erano due o tre coppie che avevano familiari di Alzheimer, di questa malattia che sta aumentando, talvolta non è 70-80 anni, è 40-50 anni. E allora come fare con una madre che non ti riconosce più, che vai lì e gli dici: mamma, come stai? Chi è questa persona? Sono tuo figlio, mandatelo via, non lo voglio vedere. Allora è questo che ci strugge dentro, ci affligge, abbiamo il corpo della persona, ma la sua mente non c'è più, non ci riconosce. E allora come amarlo nonostante queste ferite? Come solidarizzare tra noi? Per cui hanno incominciato a formare dei gruppi di supporto per familiari di Alzheimer, perché naturalmente è estremamente delicato e doloroso affrontare queste situazioni. O genitori che hanno perso un figlio. Ad esempio in Italia, sapete, una delle grosse associazioni sono quelle nominate per familiari di vittime della strada, persone morte in incidenti stradali. Poi mi sembra che anche qui, in Puglia, non so dove, ci sono alcune strade dove sono accaduti tanti incidenti stradali, sono morti tanti giovani. Oppure hanno perso un figlio per malattia. Quindi quello che accomuna questi genitori è la perdita di un figlio, perché sapete che anche il dolore ha diversi risvolti. Se perdiamo i nonni o i genitori, il dolore talvolta è per la perdita del nostro passato, perché rappresentano le nostre radici. Infatti prima in casa mia è morto mio padre, poi è morta mia madre e ricordo mia sorella più piccola che è venuta ad abbracciarmi e a dirmi: Arnaldo, mi raccomando, torna. Forse pensava che avendo perso i genitori io avrei magari non sarei più tornato, invece i nostri legami sono profondi. Però è chiaro che per tutti i genitori rappresentano un riferimento chiave. Quando muoiono è come se si tagliasse la corda ombelicale per la seconda volta e alcuni lo vivono in modo drammatico o traumatico. Poi, quando si perde un coniuge, o il fidanzato, o un amico intimo, il dolore è per la perdita del presente. Perché con queste persone condividiamo il nostro tempo, le nostre scelte, le decisioni, cosa facciamo nella vita quotidiana, scambiamo, ci consultiamo con loro. Per cui questa perdita crea un vuoto particolare. Quando si perde un figlio, una figlia, o un nipote, il dolore è per la perdita del futuro, perché la nostra proiezione nel domani è una specie di passiamo il testimone a loro. Però lì dove
muoiono, è uno strazio, forse il più doloroso, perché talvolta anche nei miei gruppi c'è chi ha perso il coniuge, chi ha perso un figlio, la perdita di un figlio è molto più dolorosa e lacerante. In qualche modo viene meno questa possibilità di realizzare il nostro futuro. E di solito sono i figli che seppelliscono i genitori, e quando il genitore deve seppellire colui a cui ha dato la vita, diventa molto più lacerante interiormente. Poi c'è una perdita particolare che talvolta le persone... è la separazione o il divorzio. La persona non è morta fisicamente, però lo strazio potrebbe essere molto più profondo, soprattutto lì dove la separazione e il divorzio non fossero avvenuti in buoni termini. Ci sono molti conflitti aperti. Questa persona o il rapporto con lei è molto sofferto perché magari si giocano i figli l'un contro l'altro o ci sono atteggiamenti di colpevolizzazione costanti per cui rubano energia alla vita, energia fisica, psichica. Per cui per alcuni è molto più facile la morte fisica che non la morte attraverso un divorzio, una separazione. Poi ci sono, come tra voi, anche i familiari suicidati. Io ho accompagnato uno di questi gruppi. Mio fratello, a Trento, lui accompagna uno di questi gruppi. E in uno dei libri che ci sono fuori, il titolo è Il superamento del lutto, ho raccolto anche le testimonianze della prima parte di due persone del suo gruppo che hanno perso un loro figlio di suicidio, poi l'ho portati anche da Roma, nel senso che questo chiaramente non è la malattia, non è un incidente che causa la morte, magari la persona in un momento di sconforto, in un momento di distorsione di lettura della realtà, ha visto tutto nero e ha deciso magari di uscire dall'oscurità, togliendosi la vita. Adesso in alcune regioni d'Italia, ad esempio il Veneto, i suicidi sono aumentati così tanti, specie in alcune zone, provincia di Padova, di Vicenza. Io ho un mio confratello, nel suo paese sono 1300 abitanti, sono accaduti 11 suicidi. Oggi in particolare per la perdita del lavoro, per il fallimento della tua impresa. Per molte persone questo fatto crea disperazione, la perdita di speranza, per cui hanno cercato di attivare le risorse comunitarie, le reti, per prevenire il suicidio. Però talvolta le persone non lo dicono, nella maggior parte dei casi. È un gesto che contemplano nella loro mente e poi prendono la decisione in un attimo e magari ci troviamo a scoperti, talvolta è come un fulmine a ciel sereno. In altre circostanze ci sono dei segni che hanno anticipato questo, in altre no. E poi naturalmente in alcuni ambienti si pensa che la famiglia abbia qualcosa a che fare, mentre ci sono tante variabili, i colleghi, magari un rapporto affettivo che è venuto meno, un momento di sconforto, un fallimento accademico, il senso del vuoto. Talvolta queste persone non hanno lasciato trapelare quello che avviene dentro. Potremmo dire che ognuno di noi è un mistero. Alcuni di questi misteri sono più rivelati, altri una parte di noi rimane nascosta. Per cui questi gruppi talvolta sono finalizzati all'aiuto delle persone che hanno vissuto questo dolore. Allora, in questi gruppi cosiddetti omogenei c'è una simile esperienza di vita, l'alcolismo, la dipendenza, i vedovi o le vedove, si impara, il terzo obiettivo dei gruppi di mutuo aiuto, attraverso lo scambio e il confronto su una comune esperienza. Anche se questa esperienza, supponiamo la perdita di un figlio, di un coniuge, è vissuta dalle persone in modi diversi, perché ci sono altre variabili, il carattere, la cultura in cui uno vive, la famiglia a cui uno appartiene, se una persona è spirituale o meno, poi ci sono tante altre variabili che definiscono il percorso delle persone. Però ciò che ci accomuna, tutti abbiamo perso un figlio, una figlia, oppure tutti siamo vedovi o vedove, oppure tutti abbiamo vissuto un'esperienza di suicidio in famiglia. Per alcuni magari è un genitore, per altri un fratello, una sorella,
per altri è un figlio, però questo evento è il suicidio. Allora, questi sono i gruppi cosiddetti omogenei. Poi ci sono i gruppi eterogenei, che sono formati da persone che hanno sperimentato una varietà di perdite, magari legate al divorzio, all'incidente stradale, al suicidio, a una leucemia, a un infarto, a un ictus. Supponiamo sono 8 persone con 6 situazioni di dolore diverse. Specie nei paesi dove non ci sono molte persone, non è possibile creare dei gruppi specifici. Quindi è un gruppo aperto. Coloro che hanno sofferto perdite, magari, supponiamo, Don Riccardo e Don Annunzio, ci sarà un gruppo che inizieremo per coloro che hanno sofferto perdite a Nardò. Si incontrerà il martedì pomeriggio, dalle 6 alle 8, nei locali parrocchiali. Allora, le persone magari che hanno letto questo annuncio dicono: io vorrei andare, però non so se ce la faccio, ho paura poi che mi venga a piangere, o non so chi ci sarà, o non so cosa si fa in questi gruppi. Allora, in molti gruppi, previo alla venuta, c'è anche la possibilità di un incontro specifico. Ad esempio, mio fratello, prima dei gruppi, si incontra con le persone, registra la chiamata, si dice, ho letto l'informazione, magari si incontra perché magari è avvenuto nei suoi gruppi che ci fossero persone divorziate, con persone in lutto, poi sono sorte dinamiche particolari, magari essendo nei paesi di montagna, per cui ha visto opportuno cercare di intervenire o prevenire, perché magari nel gruppo c'è il divorziato e c'è l'amica di quell'altro, per cui con le dinamiche che si possono in qualche modo scatenare. Allora, però in altri gruppi, nei miei gruppi negli Stati Uniti, non ho mai fatto un'intervista previa, non avevo il tempo, diciamo così, avrei dovuto dedicare troppo tempo, per cui chi veniva, veniva e poi nel gruppo da lì si incominciava a lavorare. Allora in questi gruppi, diciamo, si impara dalla diversità di perdite e di distacchi, cercando il facilitatore sempre di evitare di dire che quei lutti sono più gravi. Sì, però tu hai avuto un divorzio, non è come me, o tu hai avuto una persona che, diciamo così, si è ammalata, però la mia ha avuto un incidente stradale molto più grave. Ogni dolore è un vissuto a sé. Non è che possiamo paragonare quali sono più intensi, più gravi. Ognuno vive le sue perdite in modo diverso. Non dobbiamo paragonare i dolori, dobbiamo rivelare, condividere i nostri dolori. Da tutti i dolori si impara. Poi c'è chi magari ha vissuto una tragedia come un suicidio, che lo gestisce meglio di un'altra persona che ha perso il proprio padre di 85-90 anni, però lui era tutto nella mia vita, per cui perdendo lui non ho più senso. Per cui la persona ha una figlia di 70 anni che ha perso il padre di vecchiaia, lo può vivere molto peggio di un'altra persona che ha perso un proprio caro in età relativamente giovane. Quindi ci sono varie variabili in gioco che incidono nel modo di vivere e di lavorare il dolore. Poi ci sono due percorsi di gruppo, diciamo così, questo tema io lo tratto in questo gruppo, aiutami a dire addio. Non vuol dire aiutami a dimenticare, aiutami a dire addio. Molte persone pensano, questo libro ti invita a dimenticare il tuo caro. Noi mai lo dimentichiamo. Il nostro caro resta sempre dentro di noi. Sarebbe più importante che vivesse in noi, anche se alcune persone, molte persone, trovano conforto andare al cimitero, quindi in qualche modo vedono la presenza del proprio caro in un luogo fuori di sé. Però direi che la cosa migliore, un po' alla volta, è di far vivere il nostro caro, genitore, coniuge, figlio, dentro di noi. Che questa presenza sia onorata attraverso lo stimolo che ci dà a stringere i denti, a guardare avanti, a non vivere nel passato. Quindi far sì che questo luogo sia il tabernacolo della presenza del nostro caro, nella nostra vita, nella nostra testimonianza. Questo è il tabernacolo principale. Allora in questo libro, aiutami a dire addio, quindi aiutami a non vivere nel passato, che la tua presenza sia viva nel mio presente, mi apra al futuro. Allora c'è il percorso di questi gruppi di mutuo aiuto,
dall'inizio, come formare i gruppi, i vari incontri, le tematiche che sono opportune per ogni gruppo. Quindi questi, c'è il gruppo cosiddetto strutturato, diciamo così, ogni incontro ha un tema, si incomincia con il primo tema, l'esperienza con il mio caro. Chi era questa persona? Era un genitore, un fratello, era il figlio, la figlia, un nipote. Allora, secondo incontro le reazioni fisiche al dolore, il terzo incontro i sentimenti nel lutto. Magari al terzo incontro richiamo il primo tema, il tema della tristezza, la malinconia. Quando ci sentiamo tristi, che cosa facciamo quando siamo tristi? Piango, prego, mi ritiro, vado a dormire. Cosa mi aiuta quando sono triste e cosa mi complica la vita? Allora, prima distribuiamo una cartella sul tema della tristezza che ognuno deve colmare, perché molte persone non hanno mai fatto questo esercizio, però diventa adesso un'opportunità di formazione. Cosa faccio quando sono triste? Cercare di capire il decorso di questo sentimento che è un'energia, poi valutare se quando sono triste mi chiudo, non esco più, dormo per 7 ore dalle 9 del mattino alle 4, mi aiuta questo atteggiamento, mi complica la vita. Adesso vado nel gruppo, c'è questo esercizio da fare, lo facciamo, ci suddividiamo in gruppi di 3-4, ascolto quello che fanno gli altri quando sono tristi e magari no, io non ho mai pensato di fare quella cosa lì che fai tu quando sei triste, forse lo devo provare anch'io, forse questo mi aiuta, perché magari i miei metodi di gestire la tristezza non sono di aiuto. La volta successiva trattiamo il tema della colpa. Quando mi sento in colpa dinanzi alla morte del mio caro, che cosa ha procurato colpa in me? Le cose dette, non fatte, oppure sono le cose che ho detto o che ho fatto? Quando subentra questo senso di colpa? Sono altri che mi fanno sentire in colpa, familiari? Sono io che mi colpevolizzo? La mia colpa è realistica o irrealistica? Cioè, tendo a giudicare il mio passato con la conoscenza che ho oggi, oppure lo valuto serenamente? Poi cosa faccio quando sento in colpa? Perché c'è chi quando è in colpa beve, c'è chi lavora molto, c'è chi si isola dagli altri, c'è chi si lascia portare dalla depressione. Quindi quello che faccio mi aiuta o mi complica la vita? Quali metodi ho imparato che mi aiutano a risolvere un po' la colpa? Ne parlo con un'altra persona, vado a fare una chiacchierata con Don Riccardo, prego Dio che mi aiuti a rasserenarmi. Allora, valuto quello che faccio. Adesso mi aiuta, scioglio un po'. Poi in gruppo condivido quello che faccio quando sono in colpa, ascolto gli altri, mi allargo l'orizzonte. Cioè, ogni volta si parla di un sentimento, la colpa, la rabbia, la paura, la tristezza, eccetera. Sono vissuti di vita, non mi servono solo per questo momento che sono in lutto, mi servono per la vita. Perché adesso con altri figli mi posso sentire in colpa, in altre circostanze nella famiglia posso provare rabbia, quindi diventa un'educazione alla vita, perché questi sentimenti ritorneranno. Poi in un altro incontro si parla della famiglia, la comunicazione in famiglia, quindi c'è una cartella predisposta qui sul libro, per cui come vedo la mia famiglia dopo il lutto? Qual è la persona che mi preoccupa di più? Sono io stesso, perché mi lascio prendere la tristezza, mi preoccupa il marito perché non parla mai, mi preoccupa il fratello perché da quando è morta la sorella in casa lui non comunica più durante i pasti o si ritira davanti al computer per ore, oppure ogni volta che viene fuori il nome della sorella qualcuno cambia argomento, no stai zitto, pensa a quella della partita di ieri. E allora io mi sento solo perché vorrei parlare, però gli altri non vogliono parlare. Quindi cosa succede in famiglia? Chi parla, chi non parla, chi si comporta così? Cos'è che mi preoccupa in famiglia? Cos'è che vorrei per la mia famiglia? Poi, completata la cartella, si ascolta cosa succede nelle altre famiglie, quali sono i momenti critici, chi è la persona che vi preoccupa, cosa ha aiutato a elaborare. Allora impariamo. Poi un altro tema è sull'autostima, perché talvolta il dolore ci mette in ginocchio. E allora si parla, cos'è che mi ha abbassato la mia autostima? In che modo ho perso fiducia in me stesso?
Che cosa faccio per aiutarmi a sentire meglio? Cerco di vestirmi bene, cerco di andare a fare una passeggiata, cerco di... Allora si vede percorsi positivi e percorsi negativi. Oppure le risorse spirituali nel lutto, altro tema. Che cosa mi ha aiutato ad affrontare questo momento o questo dolore che ho vissuto? Quando è diventato positivo? Quando è diventato negativo? Allora cerchiamo di esplorare in che modo le risorse spirituali ci aiutano. Allora, nei gruppi strutturati ci si incontra per 10 incontri, 12, ognuno ha un tema, e fare un viaggio in questo tema ci aiuta a prendere in mano di più la situazione, le redini, la riflessione. Quindi in questo gruppo, sono 10-12 incontri, si condivide su questo tema, di solito il facilitatore lo introduce, lo spiega un po', poi distribuite magari questa copia della cartella, si lavora sulla cartella personalmente, poi in piccoli gruppi, e si incomincia a integrare il dolore, ad apprendere all'ombra della sofferenza. Poi si conclude questo percorso. Allora, non so se voi fate questi gruppi, oppure questi soprattutto? Con? Non più di 8. Non più di 8. Sono anche 10. Uh-huh. Fanno un percorso. Ci segniamo le varie schede. Ecco, quello secondo me ha il beneficio. Poi per molte persone non basta, allora ci sono i gruppi aperti continuativi. In Italia questo secondo modello direi che è il prevalente. Cioè i gruppi sono aperti, si sa che il secondo e il quarto venerdì o il primo e il terzo mercoledì presso la chiesa si incontrano le persone in lutto, secondo dei nomi, li chiamano gruppo Betania, uscire dal buio, a secondo ogni gruppo ha un suo nome, un suo titolo, si incontra per un'ora e mezza o due, e qui magari invece dipende da ogni volta chi c'è, quali temi scaturiscono. Magari due o tre persone hanno parlato di cosa fare col tempo libero, cioè vedono tanto tempo libero, tante ore da soli, per cui si parla del tempo, come usiamo il tempo del dolore, come trasformarlo in tempo costruttivo, perché ne hanno parlato. Allora il facilitatore focalizza, anche se qualcuno magari si è sentito in colpa, quell'altro ha avuto questo conflitto in famiglia, si privilegia un tema. Allora il facilitatore permette di focalizzare a seconda dei bisogni della realtà dei partecipanti. Io direi che questo magari è il metodo che prevale di più in Italia, però io ho visto benefici in entrambi. Talvolta questo richiede più abilità da parte del facilitatore, perché non ha una struttura, può succedere qualsiasi cosa, deve intervenire per focalizzare, per aiutare le persone, e questo richiede tempo anche nel creatività, nel modo di presentarsi, nel modo di analizzare le cose, perché non risulti ripetitivo. Il rischio qui è la dipendenza, che la persona poi diventi dipendente dal gruppo e dopo due anni non voglia lasciarlo perché il gruppo è tutto. No, il gruppo è un ponte verso la vita, non è che rimaniamo sul ponte per sempre. Magari chi rimane, rimane per un impegno, per una missione di vita, vuole far sì che altri, dato che lui o lei sono stati aiutati, che altri si sentano aiutati, che stanno iniziando questo cammino. Allora lo trasforma in un impegno personale di dedicarsi ai gruppi. Allora il gruppo qui è aperto, l'impostazione si adatta di volta in volta alle necessità, alle esigenze, al vissuto dei partecipanti. Verbi importanti per la crescita di un gruppo: accogliere le persone, che le persone che viene si senta accolto, quindi che non si formi quelle persone che magari sono lì da tanto tempo, che l'hanno trasformato quasi in un salotto dove chiacchierare della vita, delle spese, che qui si senta accolto nel suo vissuto. Condividere, partecipare, quello che uno sente, vive, comprendere gli altri, quindi non dare consigli, cercare di capire quello che uno vive, sperimenta. Sostenere, quindi offrire da una parte sostegno a chi vive questa esperienza, offrire anche un sano confronto dove è opportuno, accompagnare le persone dentro e fuori il gruppo, attraverso una telefonata,
in un momento di depressione che si senta libero di chiamarci, stimolare la riflessione, orientare, poi aiutare ad agire. Tu cosa hai fatto? Questa volta hai cercato di fare qualcos'altro, quindi cercare di risolvere determinate difficoltà che si possono porre e aiutare le persone un po' a volta a dire addio, quindi che non diventi una dipendenza, dove la persona ormai ha fatto il grosso del lavoro, che non rimanga lì perché non sa con chi andare a chiacchierare, no, no. Che nel gruppo, anche se talvolta si scherza, si ride, però che non diventi un salotto invece di andare al bar a giocare a carte, che la persona rimanga lì. Dire addio nel gruppo. Quindi il gruppo è un'università del dolore, si imparano parecchie lezioni, un po' dalla propria storia, ma dall'ascolto degli altri. Diventa una miniera non solo di ferite, ma anche di speranza, perché molte persone all'ombra del dolore imparano le più preziose lezioni dell'esistenza. Sono qui che maturano tante persone, che magari prima potevano essere superficiali o dedicarsi a cose effimere. Quindi ricordiamoci, il dolore toglie molta superficialità. Valori del gruppo, l'accoglienza delle persone, ripeto, la riconciliazione con le proprie ferite, vulnerabilità, è un luogo per la condivisione e la catarsi, diciamo molto importante questo catarsi, questa quasi terapia che avviene, offre mutuo sostegno, diventa luogo di fecondità, usando il linguaggio spirituale, si passa dal Venerdì Santo, un po' alla volta, alla risurrezione. Però il Venerdì Santo non dura 3 giorni, dura 3 mesi, 3 anni, quindi dipende da ognuno questo viaggio. Però la presenza di altri che vegliano, diciamo così, nel nostro Venerdì Santo, figure come la Madonna, Giovanni, chi veglia accanto a noi nel dolore diventa un simbolo, una luce di speranza. Quindi nell'ottica del mutuo aiuto tutti sono aiutati e aiutanti, tutti sono allo stesso tempo forti e deboli, competenti e incompetenti, curati e caregivers. Quindi siamo tutti soccorsi e soccorritori, siamo tutti feriti e guaritori, aiutanti e aiutati, deboli e forti. E questa duplice dinamica, all'inizio siamo più deboli, più aiutati, più feriti, poi un po' alla volta diventiamo più forti, più guaritori, più soccorritori. Quindi questo è il processo della guarigione del dolore e rappresenta anche la speranza. Quindi ricordiamoci che ognuno nel gruppo è portatore di ferite e di limiti, che è una consapevolezza che ci mantiene umili, aperti agli altri, ma ognuno nel gruppo ha anche risorse, è un medico, è un'aiutante potenzialità, e questa consapevolezza che qualcosa gli altri possono imparare da noi, che noi possiamo offrire qualcosa ad altri, ci dona fiducia e speranza. Quindi molti entrano inizialmente per essere aiutati, poi vi restano per aiutare, questa è la missione che alcuni avvertono. Quindi si entra come feriti e ci si trasforma in guaritori feriti. Quindi, come diceva Brockner, solo coloro che evitano l'amore evitano il dolore del lutto. L'importante è crescere in mezzo alle perdite e continuare a rimanere vulnerabili all'amore. Abbiamo perso un nostro caro, la verità è che ne perderemo altri più lontano possibile. Un giorno anche noi moriremo, un giorno moriranno altre persone. La vita è all'insegna della precarietà, nessuno è immortale, quindi mentalmente dobbiamo fare tesoro del tempo, dire oggi alle persone quello che sentiamo, fare con loro quello che possiamo, perché non durerà sempre la giovinezza, non durerà sempre la salute, non durerà sempre la vita. È qualcosa che ci addolora, ma allo stesso tempo è una delle realtà della vita, per questo siamo qui. La precarietà di ogni bene ci invita a fare tesoro del tempo. Viviamo una volta sola, però se lo facciamo bene, un
una volta basta. Ciò che importa poi non sono le ferite causate dalla vita, ma ciò che facciamo con le ferite della vita. Questa è la libertà. Non possiamo scegliere i dolori, come moriremo o come muoiono i nostri cari di una morte lenta, accompagnata. A volte arriva all'improvviso un infarto, un ictus, un incidente, un suicidio. Talvolta. Allora l'importante, la libertà, è di decidere quello che faremo con queste ferite che ci hanno segnato. Lì è la fecondità del dolore o il pessimismo, perché molte persone si chiudono nel dolore. Quindi non necessariamente il dolore migliora le persone, talvolta peggiora le persone. Dipende dalle risorse, dagli atteggiamenti che assumiamo. Quindi con questo io penso che possiamo concludere. Vediamo se ci sono delle domande che le persone vogliono fare. O testimonianze che vogliono offrire. Magari sulla vostra esperienza io gradirei sentire. La maggior parte dei presenti partecipano ai gruppi qui o... Noi abbiamo detto che stiamo ancora facendo i gruppi di auto mutuo aiuto. E in effetti è un'esperienza molto positiva. Io non me lo aspettavo che delle persone che magari avessero trascorso tanti anni dalla perdita di un figlio, di un nipote, venissero a parlare e ad esternare questi loro sentimenti. Diciamo che sono molto positivi sotto tutti gli aspetti, aperto molto molti dialoghi, ci vengono fatti parlare. Sì, perché ci sono nipoti e figli, più che altro nipoti e figli, quindi ho visto, diciamo, non molto eterogeneo, ma con un paio di sfaccettature, sì. È stato un bel gruppo. Sì, certo. È stato un bel gruppo, perché bisogna, vabbè, non ne parlo, ne parlavamo anche con Riccardo, poi al più presto anche qui all'Andro. Quello dell'articolo mi ha entusiasmato, dico la parola entusiasmato perché due sorelle che avevano perduto questo loro fratello 20 anni fa, non le sembrava vero di avere un gruppo dove dopo 20 anni potessero parlare liberamente del loro dolore. Tanto che abbiamo faticato, o faticate o altre, loro parlavano in contemporanea, dicevano le stesse cose, una cosa fantastica, bellissima. Questo è poi una signora meravigliosa, 80 anni, ne dimostra meno piccolina, si chiama Detta, dove lei ha cresciuto, questo suo nipote, la mamma è morta mentre fatto viva, quindi l'ha cresciuto come un figlio, ma l'ha cresciuto così bene che a Gallipoli dicevano, una mi dicono tutti che io sono il figlio di Berlusconi. E lei, io, che conducevo il gruppo, non volevo dire io, che conducevo il gruppo, con Abela che faceva l'attrice, l'ha fatto con Scaramuzzi, fantastica, perché io ero convinta che lei fosse lì nel gruppo, così, sa quando le persone non finiscono la chiesa e poi vengono, invece lei non vedeva l'ora di parlare, ha entusiasmato la mia vita quella donna, e a parte che ha parlato sempre, io la vedevo attenta, dicevo, ma starà così di passaggio per fare forse anche il gruppo per curiosità, ma niente affatto, lei aspettava, alla fine quando mi guardava così insistentemente, io ho intuito che lei, perché mi chiedeva con gli occhi quando tocca a me, appena l'ho fatto, ma mia amica, lei ha parlato praticamente sempre per tutti i nostri incontri. Quindi la cosa è che non gli ho chiesto quanti anni, 80 anni, ma come ha parlato bene del suo dolore. Ecco Mari, una domanda che mi viene spontanea, qui in Puglia, diciamo così, ci sono anche delle culture che fanno parte del nostro ambiente. Qui in questo ambiente pugliese, quando uno, diciamo, vive un'esperienza luttuosa, c'è la tendenza a viverla in proprio, c'è un certo pudore, disagio, vergogna a uscire, c'è una resistenza a questi gruppi. Qual è la situazione in questo? Sì, non c'è resistenza.
c'è resistenza, perché quando ho iniziato tanti anni fa, ho iniziato perché ho avuto paura del totale isolamento, io lo dico sempre. Questo ha paventato quando la mia persona, che ho avuto paura dell'isolamento in cui dopo un avvenimento, una tragedia, chiamiamola una perdita, le persone niente. Fino a pochi anni fa proprio si chiudevano in casa. E quando dopo è accaduto a me, io mi sono girata indietro, poi avevo il dottore a chiedere, facevo la ricerca delle mamme che avevano perso i figli, dicevo, ma che fine hanno fatto, che erano tutte prigionieri in casa. Ma c'è resistenza, solo che superata la resistenza è una meraviglia. Con tutti i gruppi che ormai si fanno da me. Anzi, poi ci chiedono, perché noi facciamo un gruppo di aiuto, 8 incontri, massimo 9, poi terminiamo, perché tutti lavoriamo. E quindi poi dopo riprendiamo, quasi tutti intorno. La resistenza cosa è dovuta? All'imbarazzo? No, alla nostra storia, la nostra storia, la nostra cultura. La nostra cultura, la nostra storia dice che queste sorelle poi, che da 30 anni veramente gli abbiamo fatto un percorso culturale con loro, questo gruppo di amici, ma con queste due sorelle, perché dicevano prima appunto una perdita, venivano chiuse le imposte di casa, no? Non si potevano aprire, quindi bisognava vivere tutto per 10 anni, 20 anni, a fine, dice, noi abbiamo sacrificato la nostra vita per il dolore della nostra mamma, non ci siamo neppure sposate. Quindi siamo fatta la grande cultura con loro, proprio come il lutto di che era 30 anni fa, che veniva vissuto da tutti. Oggi c'è tanto, perché la meraviglia, siamo tutte fuori, ora c'è più, solamente con le nuove giovani, voglio dire, purtroppo accade, sono molto più aperte. Poi ecco, una volta che hanno, nel convegno ci saranno molte testimonianze di dove veramente da feriti non si diventa guaritore. Guaritori feriti, perché la maggior parte come Agata, ma come Marcella, come tante altre mamme, tutte pronte poi a fare corsi di facilitatore per poter aiutare gli altri, avendo elaborato il loro percorso, avendo elaborato il loro punto. Quindi in effetti molte, chi se la sente chiaramente, perché bisogna avere il tempo, il carattere, il percorso. Ogni tanto si incontrano qui i gruppi. Noi a Gallipoli non facciamo decidiamo la data volta per volta. È una volta al mese? No, anche ogni 15 giorni. No? Due volte al mese. Sì, due volte al mese, lo stesso Sforrano, solo che non abbiamo un venerdì o un mercoledì, però decidiamo volta per volta. Ma poi lo faremo subito quando arriviamo. Sì, abbiamo chiesto. Ecco, qualcun altro che ha partecipato ai gruppi, vorrebbe dire magari... aiuto che ha ricevuto. Siamo, ci conosciamo tutte, siamo veterane dell'ascolto, della celebrazione mensile noi. Però Agata, abbiamo tenuto il gruppo a Gallipoli, gli altri sono tutti quasi di Nardone, sono veterani. Tu l'hai fatto con Padre Angelo, la Tonella? Dove l'hai fatto? Una volta a Copertino. A Copertino tu? E con lei l'altra volta a Copertino? Sono andate via queste due Copertino, loro hanno fatto tutte e due. Il gruppo di Adolfo Caio, anche a Copertino, però la data viene fatta volta per volta. Posso chiedere così a titolo informativo, quanti tra voi sono qui perché hanno sofferto la perdita di un coniuge? Coniuge. Quanti sono qui per la perdita di un figlio o di un nipote? Tutti. Altri sono qui per la perdita, non so, di un genitore, un fratello, sorella, quasi tutti i figli fanno il mio. È lì che si sparge di fondo un po' per sì, loro sono le prime a venire. Per esempio c'è lei della mia Silvana che ha perduto due figli e il marito tutti in un incidente. Poi si è dedicata al volontariato, però Silvana comprava tutte, voglio dire, però lei non ricade, si fosse di vedere, così si vedeva guardando, noi ci conosciamo, quindi c'è l'idea adesso di iniziare un gruppo qui tra di voi. Sì, iniziare abbiamo fatto, abbiamo iniziato da ottobre, sì, con il mensile per la celebrazione.
Ferischi, una volta mezza qui in questa parrocchia, e mi sono capitato all'ospedale che è qui vicino. Sì, sì. E poi inizieremo a breve, con il gruppo di Antonio. Perché anni fa, quando ero lì a Roma, adesso sono ancora lì, ma vicino a Gemelli c'è una chiesa, sapendo un po' della vicinanza, io avevo iniziato in prossimità di novembre, quando c'era la commemorazione degli defunti, mi ero offerto in parrocchia di fare una riflessione, una conferenza sulla elaborazione del lutto. E allora ero venuto abbastanza gente, non so, 150, 3 persone. A seguito di quello abbiamo fatto un altro incontro, nel secondo volevo proporre questa modalità di essere aiutati, poi chiaramente si è scremato molto di quelli che avevano il coraggio alla fine di venire. No, il coraggio ce l'hanno tutti, no, questo confermo dopo quanti, sia quelli che ho fatto da sole sia quelli che invece ho iniziato a fare tra anni con gli altri insieme. No, qui la gente viene, si lascia, poi magari si comincia in 10, se ne perde uno, ma malapena uno, ma altrimenti no, ma tutti sono da fine. E da dopo c'è la necessità, evidentemente proprio, si sentiva la necessità di poter esprimersi, di poter dire. Sì, non spiegazione, ma anche Scorrato, Gallipoli, che c'è stata veramente la storia, questi due tre personaggi di cui anche Ligia, no? Vigia è stato un caso molto particolare dove era accaduto 15 anni fa, 20 anni fa, ma loro ne parlavano con una freschezza di proprio, c'è stato veramente l'insegnamento almeno io ho preso da queste persone una 30 anni, non forse anche più Vigia, e anche da Detta dove questi tutti dopo tanti anni loro ne parlavano con una freschezza di proprio. Quindi dicevano, ma perché non 30 anni fa non avremmo sacrificato la nostra vita? Certo, ci avrà un lutto dilazionato. Allora, quelli che ha alzato la mano, la maggior parte hanno perso i figli, ho intuito, no? Sì. Adesso guardandomi attorno vedo ci sono 3 uomini, prevedo che siano il papà di queste persone. Volevo sapere così, in genere è difficile per i mariti venire, qual è la dinamica che si instaura dinanzi al dolore, perché gli uomini e le donne reagiscono alle perdite anche in modi diversi. No, non è difficile venire, anzi, cerchiamo proprio l'occasione per partecipare, per essere vicini. Però l'ho ascoltato attentamente. Ci sono molte indicazioni di conforto, anche per quanto riguarda il gruppo. Io non ho partecipato. Però vorrei evidenziare in maniera molto, molto sottile per la perdita dei figli, specialmente. Tutte le perdite sono delle perdite. Tutti ne fanno una malattia, tutti si sentono colpevoli, tutto. Però per quanto riguarda quando comincia a toccare i figli, si tocca qualcosa che non si sa esprimere, tu non ti sai dare pace, tu non sai dare niente. E allora ci sono quelli che riescono a superare il dolore, perché il dolore loro lo affrontano in una maniera un po' più superficiale. Io mi accorgo che molta gente, quando succedono queste disgrazie, chiamiamole disgrazie, andando in chiesa oppure sentirsi insieme con gruppi e via di seguito, dicono la prima parola, dicono il Signore così ha voluto. Poi ci sono gli altri come me che, nonostante mi dica dentro di me il Signore così ha voluto, non riesco a digerire niente, cioè non riesco a connettere, anche se io non ho partecipato nei gruppi, ho partecipato alle riunioni, sì, le riunioni sempre, però. Però infatti ieri ho studiato, perché me lo sono dimenticato, è vero che subito, però a prescindere il fatto, ripeto, ci sono dolore e dolore, cambia e il dolore cambia. Allora bisogna fare molta attenzione a quelle persone che, nonostante abbiano il dolore, c'è anche l'esasperazione,
cioè la mente non funziona, ci sono momenti che tu la testa non ti funziona, ti arrampichi dove? Agli specchi, ti arrampichi alle riunioni, alle persone, agli amici, possono dire sì, mi dispiace, ha ragione, chiudi, vai in chiesa a pregare, non puoi una spiegazione, una risposta non c'è, vai a casa, i familiari, e giri, poi alla fine se sei capace a bilanciarti, a rimanere a galla, è già una fortuna, se no diversamente la testa parte. Ma la cosa principale per quanto riguarda i gruppi, che sicuramente funzioneranno bene, sempre che ci sia un coordinamento, sempre che ci sia un coordinamento dei paesi e così via, i gruppi possono funzionare molto bene e funzioneranno di sicuro tra di loro, però poi manca una cosa che non ho sentito. I gruppi sono come diciamo dei greci, però poi alla fine, quando la giornata si è conclusa, tutte le greggi vanno nell'ovile, c'è il pastore che le accoglie e le fa andare tutte nell'ovile. Cioè, che cosa voglio dire? Tutti questi gruppi, almeno una volta al mese, quindi se, dovrebbero stare tutti insieme ad ascoltare la parola del pastore, perché è più confortante ancora quella. Il gruppo è un conto, io dico la mia, tu dici la tua, ognuno piange, ognuno si dispera, ognuno ride, ognuno mangia, però poi il pastore che sta alla parte esterna riesce ad indirizzarci ancora di più, e ci vuole proprio quella forgiatura fatta bene, cioè che rimanga veramente spessa, non che dopo finita la riunione ognuno ha i suoi problemi a casa, nella famiglia, in ufficio, al lavoro, e poi si perde. Cioè ci vorrebbe proprio una guida, ma una guida veramente sana. Non mi sono spiegato. Sì. Una guida, un momento spirituale. Un momento spirituale, quando sappiamo dove arrampicarci, perché questa è la cosa principale, possono passare anni, 5, 10, 10 anni. La fede barcola, cioè la fede barcola. Io sono cristiano, dovessi andare. Io vado in chiesa, ho sempre pregato, ho imparato ad essere educato, ho imparato a dire che alla gente, specialmente a non bestemmiare, ad essere rispettoso, ho rispettato così come mi hanno imparato i miei genitori, tutti i cristiani, va bene? Poi alla fine che succedono a tutti? Succedono, se ti sgarri, allora comincia a controllare, ma non è che tu ti rifiuti, tu avanti, ma ogni tanto di vita e qui tanto lo accettiamo, non ci vuole, poi ecco lì, allora il gruppo si funziona, abbiamo con questa incrociando ad andare passaggio ci sono andare scappo invece aiutando gli altri, uno che con la fede facendo del bene, forse non lo spero, perché io mi sono ancora che va benissimo. Allora, volevamo saltare. Sì. Ciao. Silvana sta dicendo no, e di là niente, ho sentito, si sbatte la testa al muro, si va là, un giorno si era, un giorno scappa di casa, un giorno chiudi a casa, un giorno parli. Si va avanti così, un giorno ti va in chiesa e dici, niente, mi dici, io dico, si va avanti, se si vuole bene a noi stessi, noi dobbiamo fare questo, dobbiamo amarci prima di tutto, noi non abbiamo fatto niente di male, perché Gesù ci ha fatto questo e non ce l'ha fatto, perché Dio vuole le cose buone e noi le abbiamo. È una disgrazia perché la vita ci ha dato e ci ha tolto. Io parlo per me perché la prima volta ho provato il dolore del figlio. La seconda volta ho provato quello del marito. Quello del figlio è stato superiore. Il marito scappava, vedevo che scappava e dicevo di dove si sale se la giornata. Lui era fuori, l'angelo lontano da me. Lui si chiudeva in un modo, io mi chiudevo in un altro. Arrivavamo giorni che non, né lui parlava né io parlavo. Alla fine abbiamo detto basta, dobbiamo parlare. I ragazzi non devono dire zitti della mamma se non piange.
questa cosa di per papà se non piangi. Avevamo due altri figli, dovevamo andare avanti. Ci siamo impegnati. Ogni storia va a sé, però se noi ci amiamo noi stessi e rispettare il defunto, io adesso dico che l'ho superata, perché smetto di piangere. Giornate nere ce l'ho fatta. Però cerco di arrivare, riesco, vado da un'amica, mi prendo un caffè, ne parliamo, se è possibile aiuto l'altra. Io ho provato, per esempio, dopo 7 anni, che mi era morto il figlio, Anna lo può dire, la signora Fiore. Don Giuseppe mi ha detto, deve cominciare, deve andare da quella cosa. Io Anna non la conoscevo. Sì. Sono andata con un libro che a me aveva fatto bene, è un pezzo di pane in segno di pace. Me lo ricordo sempre. Ho suonato per campanello e non sono riuscita a parlare, sono salita su. Lei mi diceva tutta la sua storia che le diceva erano mia. Mi stavo descrivendo tutto quello che io avevo percorso. Alla fine ho detto, scusami, io non posso parlare, mentre lei mi leggevo le cose. Alla fine sono ritornata e ho detto, Don Giuseppe, non è il momento, sono passati 7 anni, ma io non riesco ad aiutare. Più che quello che ho fatto, ho parlato e quando la vedevo per me era come sentivo la voce, più di quello non lo diceva, però per me sono rimasta male perché non volevo che si accorse per lei. Questo primo incontro. Il primo incontro. Poi dopo, pian piano, quando la vedevo, quando eravamo, è stato sempre una bella cosa vederci. Però non siamo più riusciti a parlarci dei nostri figli. Perché io sono gelosa anche dei miei dolori. Io non voglio esternare a nessuno. Io non mi piacciono le persone che mi incontrano e piangono della loro storia. Io ho già la mia. È vero, ti posso capire. Però il pianto non va bene. Il pianto non va bene. Però aiutiamoci. Chi sa? Padre Arnaldo, sottolineiamo. Voglio piangere e mi arrangio e piango per male tuo figlio. Ma non piango, ma niente se no. E come dice quella? Ma come dice quella? Ma le lacrime prima ci andiamo da soli. Ci sono momenti. No, io mi arrangio che non piango. Mi arrangio che non piango. Cosa più forte. Adesso è più freddo. Invece io so che tipo figlio mio. Mi lascio dimenticare la mia padre, così dico. Perché prima, no? Quando per esempio ma visto non esce da là e perché adesso si diventa una ci sono altre storie comunque invece io prima parlavo che ricordiamoci che il pianto non è un segno di debolezza, ecco, è un segno di amore, è un segno di amore, piangiamo perché abbiamo male, perché ci manca questa presenza, quindi sì, poi chi un po' la volta le lacrime di Cristo ci scendono solo le lacrime. Scusate, scusate. Prima. Diamo voce alla signora Anna. Sì, un attimo, un momento. Volevo ringraziare il padre Anna, perché lei con il suo non è stato ma io ringrazio con il cuore gli angeli davvero che l'hanno aiutato a suonare il sassolino di casa. Quel momento lei ha detto che la seduta non riusciva a parlarmi, intanto mi ascoltava e mi dava la possibilità, piangendo insieme a me, lei aiutava me perché diceva tranquillità, ci sono stata io, erano queste le parole che lei diceva. Tranquillità. Magari in quei momenti avevo la difficoltà nel rapporto col marito, no? Il dolore, come ha detto lei, si piangeva lontano. Noi avevamo una bambina che non aveva nemmeno 3 anni, perché comunque la qualità della vita, il Signore ci aveva fatto nascere il giorno che il mio primogenito compiva 10 anni, quindi per me era quel giorno. Un dolore tra più grande, ricordare che non c'era, ma c'era anche l'altra che
c'è e ha tutto il diritto. Il 28, a, quindi da tutte chi viene a dare la sua vita. Non è sbagliato, ringrazio io Ginetta, ringrazio Padre Angelo, perché come avete detto Padre Angelo ci è stato incontrato in una persona e la mamma l'ha incoraggiato a dire fai questo. E lo ringrazio con tutto il cuore, non siamo mai mancati agli incontri mensili che ci hanno regalato, ecco, ci aiuta spiritualmente, la figura che serve in questi momenti ed è la cosa più importante. Ma è anche importante, io non dire io non vado perché io non vado, c'è via, io dico Gesù ha pianto, cosa ha fatto Gesù? Ha pianto, no? Non piangeremo per tutta la vicina, ma non dobbiamo lamentarci se le vicine adesso le lacrime non ce lo sono, ma perché Gesù che adesso con le lacrime non le vuole, no? Magari ti ha trasformato, io dico, vive dentro, mio figlio vive dentro di me. Io adesso un bambino di 7 anni, perché la grazia di Dio ci passi ad una vita veramente tra cielo e terra. Ed è la cosa proprio più... Devo dire, mi sento, tra virgolette, anche che sono stata graziata in questo senso. Perché i figli, dico, con Pasquale sono 5 figli che noi abbiamo. Infatti al piccolino dico, quando dicono è morto, tu non devi dire è morto, perché a lui non l'ha conosciuto, no? No, però questa parola non mi suona bene. Che in casa nostra non la usa nemmeno, vive in cielo. Io dico sempre, vive in cielo. Pasquale nostro, c'è cioè, qualche mi dice, ma io gli vuole tanto bene, mamma Pasquale, cioè questo perché madre, che sicuramente glielo trasmetto io. No, è questo quello che è. E tutti noi, io dico, se sta nascendo questo dubbio, cerchiamo di aiutarci, per niente io vado a trovare Silvana e chiamo insieme a lei. Vado a trovare Teresa e chiamo insieme a te. Ma niente, perché i primi momenti sono quelli. Io, lei non aveva la forza quando è venuta a trovarmi, ma stringendomi la mano sul tavolo, mi piangeva poi, mi diceva a me. Questo è un cammino dove ognuno ha punti diversi, poi sono i giorni della pioggia, quando senti triste. Viene spontaneo aiutare, così succede una volta una storia, una disgrazia, ti viene spontaneo. Io, per esempio, ho aiutato lei quando a 3 anni era morto il mio ed è morto il suo. Io sono stata 3 giorni, 3 notti con lei. Io non mi sono, eppure avevo i bambini a casa. Ho detto pensate ai miei figli, ma io devo aiutare con loro. Cioè ti viene spontaneo ad andare. Cioè lei senza di me, lei per me è diventata una sorella. Lei se non mi sente al giorno, o un giorno o due, domani, mi fa lo squillone che amo. Io sono sempre presente. Ma ci si sente sorella nel dolore? Sì, cioè, le sorelle, forse, qua ti lega qualcosa di fuori. Perciò questa cosa ci matura talmente tanto che ti viene spontaneo. Io faccio parte di qua, di Santa Maria dei Vergini, in qualche modo cerco sempre di essere vicino a parte, no? Però il dolore, io dico, cerchiamo di superare, io non ci faccio più a dire, può darsi che non finite le lacrime, non lo so, però io non riesco a piangere. C'è un cammino diverso, ma anche non bisogna di piangere. È importante il rispetto per la diversità, ognuno ha un punto diverso nel dolore. C'è chi non piange più, c'è chi ha bisogno di piangere tanto, allora adattarsi ai diversi percorsi, dice non deve piangere, no. Ognuno fa quello che in quel momento la natura e la vita di cioè, ogni storia va, ognuno ha il suo carattere. E poi ci sono, c'è chi progredisce e poi si ritrova al punto di partenza. Nel dolore l'importanza è il movimento. Mando sta cosa, cioè, uno può progredire, poi basta una canzone, un compleanno e ritorna e tutto il dolore. Allora faccio, sono spostati tutti i nipoti mia, come se non che stavano aspettando, e sono andata a nessuna parte. E ho
direi partecipiamo agli eventi della famiglia, anche se ci costa. Poi l'anno scorso ho fatto 50 anni, mi sono venute a dire e non fai la festa, io ti ho detto, se era molto tuo figlio la festa. Io non mi sono sentita, ma dai, un'altra la parte. Però lo sforzo più importante, non rimanere prigionieri del dolore. Lei non volendo partecipare ci va, il mio dolore, no, ma la vita continua, non si attiva, non dobbiamo assolutizzare il dolore, dobbiamo assolutizzare la vita, il dono per tutti, lei è ancora viva, il suo figlio vive in lei. Ma io non mi sentivo per fare la festa senza la figlia. Ma altrimenti, allora viviamo sempre nel passato, dobbiamo sforzarci, perché Mario, abbiamo una resistenza istintiva, altrimenti viviamo sempre nel dolore. E ce dobbiamo vivere nonostante il dolore, dobbiamo andare avanti perché il nostro figlio non ci vuole depressi, non ci vuole, vuole che viviamo in parteci gli alimenti, se dopo l'iniziale resistenza è come venire al gruppo, all'inizio non vogliamo, poi ci fa bene, così partecipiamo alla festa, all'inizio non vogliamo, poi ci fa bene. Bene, penso che vada bene così. Chi volesse c'è qualche libro che aiuta a vedere a Dio e superare il punto 2 che potrebbero aiutare un po'. Altrimenti con alcuni di voi ci vediamo operando da 2-3 settimane. Bene, io sono stato in Ucraina, faceva 26 gradi sotto la terra. Miglior modo per tenere le idee fresche per eliminare le zanzare.